Buonasera a tutti. Il ritardo non è voluto, ma ce lo portiamo appresso come residuo da stamattina, vero Don Luigi? Questo signore che non si risparmia mai è partito alle 4 del mattino da Torino, è corso a prendere un aereo a Milano per essere qui in Sardegna con noi. E puntualissimo sarebbe stato alle 8.25 all'aeroporto di cagliari se non che la nebbia a cagliari e rivedete tutti bello scherzo bello scherzo la verità è che voleva vedere meglio la costiera del corallo e quindi ha atterrato ad alghero ok prigioniero in aereo per 40 minuti buoni, di più, beh, come si sta in aereo? Bene, sì. Eh, e poi lo hanno riportato a Cagliari con lo stesso aereo. Dopodiché è dovuto scivolare tutto, quindi a Oristano una sala strapiena come questa, fatta soprattutto di ragazzi, ha dovuto attendere per più di un'ora, però con gran piacere. Chiaramente non abbiamo tagliato nulla del programma. Eh, se lo sono goduto fino all'ultimo minuto, poi giustamente avevamo anche un incontro più, più familiare nel paese di Mogoro, dove siamo stati ospitati dal comune e dalle associazioni di Mogoro. E anche lì, con tutta la fretta che uno ci vuole mettere, però capite perfettamente che il ritardo a questo punto l'abbiamo condiviso in tutte le sedi. Così siamo anche un po' solidali con gli oristanesi che hanno aspettato, con quelli di e anche qui a Cagliari. So che poi qui eh, c'è un'aria condizionata che funziona perfettamente, ma con le porte aperte non funziona, scusate. Eh. Quindi adesso condivideremo anche questo momento di calore eh, familiare. Bene, questo l'ho detto un po' per rompere il ghiaccio che non c'è. Perché 34 gradi segnavano le macchine mentre arrivavamo. Siamo al 12 di ottobre. Qualcosa succede con questi cambiamenti climatici. Ma non entriamo dentro questo argomento in questo momento. Vi presento il tema, che è il titolo di questo incontro, che può diventare in qualche modo fuorviante. Né vipera né mafia. Mafie e corruzione, etica e responsabilità sociale. Prima di entrare dentro le cose, dentro i saluti e la presentazione anche di questo tavolo, ho il dovere di dirvi che quando abbiamo programmato questo incontro, un mese fa esatto, non avevamo nessuna notizia dell'operazione Monte Nuovo condotta dal Ross di Cagliari con il coordinamento della DDA. Quindi non eravamo spinti da chissà quale desiderio di andare a analizzare o a entrare in fatti di cronaca che devono essere ancora tutti sviluppati e chiariti. Ma ci piaceva affrontare un argomento che da tempo in questa terra andiamo a toccare con mano e a studiare e ci piaceva soprattutto stigmatizzare alcuni aspetti. Per esempio, quell'operazione ci dice che è la seconda volta in Sardegna nella nostra storia che viene contestato il reato di associazione di stampo mafioso. La seconda volta e per tanto tempo quell'adagio né vipera né mafia effettivamente ci è sembrato che desse ragione a coloro che lo sostenevano e che è stato assecondato anche da illustri docenti universitari. Non faccio pubblicità a nessuno, ma chi ha scritto il libro Perché non c'è la mafia in Sardegna ha sostenuto ragioni di tipo antropologico, forse un po' positivista, non lo so. Questo bisognerà andare a indagare. Ma ricordiamo che il 10 gennaio del 1999, le cronache della nostra storia regionale dicono che nel corso di un è stata arrestata Maria Ausilia Pirotti, responsabile della Camera del Lavoro più piccola d'Italia, quella di Tortolini. Lei. Era originaria di Barisardi, era denominata La Rosa Nera. È stata arrestata con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e per l'omicidio di due persone, Franco Pintus e Pierpaolo De Murtas. Lei sarebbe stata la mandante di questi omicidi. Poi è stato arrestato un suo complice e i due sicari che materialmente hanno compiuto gli omicidi. Maria Ausilia l'abbiamo incontrata mentre scontava la sua pena nel carcere di Buon Cammino, quando scrisse un libro molto piccolo ma molto pieno di sofferenza, intitolato Quando il mondo si fa piccolo: dove raccontava la sua esperienza nel carcere. Lei è morta a 50 anni è morta agli arresti domiciliari a casa sua a Barissardo perché nel frattempo aveva contratto una malattia inguaribile proprio in carcere. Ma oggi quell'operazione che è accaduta da poco, eh, ripeto la seconda volta in Sardegna, ci riporta alla contestazione del reato di associazione di stampo mafioso e questo aspetto che ci pone delle domande. Dunque le mafie esistono? Ma esistono anche in Sardegna? Tutti avete la risposta. Eh. Il problema è, al di là dei sentimenti e del sentire, provare anche a documentare e a sostenere le risposte che andiamo a dare. Ieri, per esempio, il ministro Piantedosi a Cagliari, ha rassicurato tutti dicendo non è detto sia possibile parlare di luogo esente dalle mafie, ma certamente la tradizione della Sardegna, le tradizioni della Sardegna concorrono a tenerla al sicuro dalle infiltrazioni e comunque l'attenzione dello Stato resta alta. Ho sentito un commento in inglese che non traduco. Eh, la domanda è... Che dire allora degli oltre 250 beni confiscati in Sardegna ad organizzazioni di stampo mafioso e degli investimenti di alcune piccole e grandi organizzazioni mafiose realizzati in questa regione, ma, la ma, ma le mafie in Sardegna non esistono, proprio come le vipere, proprio come le vipere il 26 luglio 2016 i quotidiani sardi riportano questa notizia. Un commerciante di 33 anni di Quartuccio, Giuseppe Lizieri, è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità a Cagliari. È stato morso da una vipera. L'episodio è avvenuto a Quartuccio a mezzogiorno. L'uomo, con l'aiuto di alcuni operai, stava scaricando legna da un altro articolato proveniente dalla Toscana quando i denti del retile gli hanno trafitto la mano sinistra leggo proprio quello che è stato scritto. Subito a soccorso è stato trasportato d'urgenza a Santissima Trinità dove è tuttora ricoverato. Allora, eh, non oggi. Il siero è partito in aereo da Pavia nel primo pomeriggio ed è atteso allo scalo di Cagliari, ma subito dopo sarà scortato sino all'ospedale. Il rettile è stato ucciso. Questa è la cronaca. Ok? Ma noi non ci fermiamo alla cronaca. Perché l'episodio ricondotto all'adagio già citato ci dice che la vipera in Sardegna comunque ci è arrivata. Si è infiltrata. Proprio come usano fare da sempre le organizzazioni mafiose. E la metafora ci sembra interessante. E allora quel detto non è più un detto da citare, oggi sarebbe anacronistico dirlo. Ma ciò che ci inquieta è l'espandersi di una logica di mafiosità che sembra avvolgere e travolgere strati insospettabili anche della nostra società isolata, dall'economia alle istituzioni, dalla società civile alla politica. Sì, mi si permetta non di generalizzare, ma di richiamare tutti a una riflessione più attenta perché parti della nostra economia, parti, per fortuna piccola, delle nostre istituzioni, per fortuna piccole, delle nostre organizzazioni, per fortuna piccole, e della nostra politica, per fortuna pochi, sembrano coltivare e praticare logiche di mafiosità anche nella nostra regione. Troppe collusioni, troppe complicità, troppa omertà, troppa prepotenza, troppe ingiustizie, troppe irregolarità e illegalità, permesse e tollerate. E sembra senza che nessuno alzi la voce. Troppi acquisti e vendite, favori e favoritismi, scambi e compravendite. E a questo punto troppa corruzione e collusione con sistemi e logiche che permettono e favoriscono purtroppo anche situazioni come quella fatta emergere dall'operazione Montenuovo. Ma più che di mafie... E di mafiosi o aspiranti tali ci piace parlare e coltivare logiche positive di educazione, di lavoro comune e di corresponsabilità. È l'aspetto che vorremmo sottolineare di più anche in questo incontro. Ci piace avere sogni e continuare a operare pancia a terra per provare a realizzarli. Per costruire, come abbiamo sempre detto e non è una frase fatta, una società migliore e più giusta e demagogia sono parole vuote per tanti di noi sono impegno quotidiano anche se non ci nascondiamo che l'opaca vicenda che a suo malgrado travolto anche Sardegna solidale disturba e interroga per noi che la subiamo è una vicenda grigia che rischia di uccidere il senso di giustizia il senso della socialità e l'impegno associativo sono reati gravissimi questi, che non sono contemplati nelle leggi, ma che toccano nel profondo le coscienze. E la domanda è, se il sale diventa insipido, come si fa a salarlo nuovamente? Il nostro impegno rimane tutto e la vostra presenza stasera lo conferma, nonostante le salite e nonostante le asperità. Libera e Don Luigi ci hanno insegnato il morso del più. Più coerenza, più costanza, più responsabilità. Don Ciotti qualche giorno fa ha citato una frase che ci ha ricitato stamattina nell'incontro con i ragazzi auristani. Ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un dovere morale, una responsabilità un imperativo etico, non possiamo tacere. Lo ha detto forse anche tante altre volte, ma in questo modo, una settimana fa, meno di una settimana fa, il 7 ottobre a Roma, alla manifestazione La Via Maestra. È il motivo di fondo del nostro stare insieme anche stasera. E allora permettetemi di salutare quelli che ci aiuteranno in questo momento di riflessione comune. C'è qua con noi Don Mario Farci, che ringrazio perché ci ospita, e il preside della Pontificia Facoltà Deolo Teologica della Sardegna. Lo presenterò meglio tra un minuto. Saluto con grande affetto e amicizia il dottor Guido Pani, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cagliari. Saluto l'avvocato Carlo Tac. Presidente dell'associazione SG con la quale collaboriamo ormai da tempo, e, che... e saluto con lei anche tutti i collaboratori di Libera in Sardegna, la professoressa Isa Saba, responsabile della formazione di Libera Sardegna. Ho anche qualche saluto che mi corre l'obbligo di fare, dimenticandone sicuramente alcuni. Eh, saluto in contumacia perché lo so impegnato alla scuola di, di della magistratura a Firenze il procuratore della Repubblica dottor Sabelli il prefetto di Cagliari che forse qui è anche rappresentato ma lo scopriremo tra poco il questore il dottor Paolo Rossi che qui è, è rappresentato dal suo vicario la dottoressa Angela Cannavale che saluto grazie <ride> Saluto con molto affetto la famiglia Loi, in particolare Marcello e Claudia che ho incontrato prima, dove siete? Dove sono? Sono i fratelli e la sorella di Emanuela Loi, come tutti ormai sapete e conoscete, con i quali incrociamo le nostre esperienze da molto tempo. Pur essendo rimasti a Oristano, mi piace salutare tutta la famiglia Tilocca, oggi rappresentata da Pino Tilocca, preside del De Castro, da Federica che era lì, anche loro familiari di vittime di mafia e poi ho dimenticato sicuramente tanta altra gente, ma saluto tutti voi partecipanti che provenite dai paesi più dispersi della nostra regione. Qualcuno è venuto da Alghero, non in aereo, ma in macchina, pensa un po', ok? Da Alghero, da Porto Torres, da Sassari, da Tempio, da Periforo, dalla Maddalena, da Uzzieri, da Nuro, da Oristano. Le leggo tutte, No, eh? oh, perché se no vi devo elencare uno per uno. Però siete tanti e vi vedo tutti caldi. Ecco, è la parola giusta in questo momento. Ok. Permettetemi un saluto particolare a Don Luigi Ciotti. Io dico quattro motivazioni, poi aggiungete tutte le altre che saranno tutte giuste. Per la sua disponibilità, per la sua generosità, per la sua attenzione e per la sua vicinanza. Poi ce ne sono tante altre che voi sapete declinare molto meglio di me. Però davvero a Luigi siamo debitori di un... Una conoscenza che forse in Italia non si sarebbe sviluppata se le esperienze che lui ha, ha promosso e che poi si sono in qualche maniera sviluppate non ci fossero state. La prima fra tutti, e noi lo diciamo sempre, caro Luigi, quando parliamo dei primordi di un volontariato in Italia, che era quell'operare sociale che ancora non si chiamava neanche volontariato. Ma era il 1965 quando questo giovane, non era prete neanche allora, ancora, okay, fondò il gruppo Abele. Quanti anni avevi nel 65? Meno di adesso, qualcuno in meno. Beh, però se ne andava a dormire nei treni della stazione di Porta Nuova, perché lì andavano i barboni, che trovavano i treni caldi che arrivavano e si infilavano lì dentro, e lui per incontrarli andava a dormire lì con loro. Poi non so che cosa ti comportava questa cosa, eh? ma casomai ce lo dirai o lo leggerete comunque in uno dei libri che girano scritti da Don Luigi proprio su queste esperienze. Però il gruppo Abele, con tutto quello che ha fatto e che sta facendo compresa l'Università della Strada, è rimasto un punto di riferimento per le politiche sociali in Italia e lo è ancora oggi. E dopo il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, CNCA, e dopo la Lega italiana per la lotta contro l'AIDS, in un momento in cui nessuno si voleva occupare di quel tema. Metà degli anni Ottanta. E dopo la nascita di Libera, con tutto quello che ha comportato negli ultimi trent'anni nel nostro paese, è ancora un'esperienza di frontiera che è casa comune, Laudato sì, Laudato qui, che si occupa proprio delle tematiche ambientali e dell'applicazione della Laudato Si. Sì. Basterebbe già questo per come dire, delineare almeno per sommi capi quella che è la biografia di Don Luigi. Poi ci sarebbe da dire molto, ma eh, questo lo riserviamo poi all'approfondimento che ciascuno di voi vorrà fare. Grazie Luigi, quindi per la tua presenza ci saranno questi quattro interventi che, che precederanno il tuo, dal quale puoi prendere tutti gli spunti che ritieni perché possiamo approfondire la tematica. Mi corre l'obbligo l'ultimo, ma lo faccio veramente con, con, come dire, col cuore. Bravo. Ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare anche questo momento, così come quello di Mogoro, così come quello di Oristano. A volte sono persone che rimangono sempre dietro le quinte, che non vengono mai citate, che non hanno gli onori della cronaca da nessuna parte, ma sono quelle che reggono un po' tutte le nostre situazioni. Grazie. Grazie. Don Mario, provo a dire qualcosa eh, su Don Mario per quel che posso. Eh. Solo, solo una cosa, che è sicuramente preside di questa pontificia facoltà teologica della Sardegna da un anno, okay? che è un prete diocesano della diocesi di Cagliari e che in qualche modo ha sostituito una, come dire, una trafila di presi di tutti i gesuiti che lo hanno preceduto. Quindi dai gesuiti siamo passati ai diocesani. Non è un passaggio di poco conto perché oltre a quello che è stato l'apporto e che lo è ancora dei gesuiti che su questo sono specialisti, ma è, è con la figura di Don Mario coinvolta tutta la chiesa sarda nel portare avanti proprio questo edificio che non è solo un edificio ma che è una fabbrica di cultura e così mi pare di aver capito anche dalle parole di don Mario nei giorni scorsi a lei la parola ringraziandola per l'ospitalità e per il contributo che ci vorrà dare buon pomeriggio a voi per brevità e anche per scaricare la responsabilità, non ripeto eh, tutti i saluti che ha, sono stati già rivolti e così se ne hai saltato qualcuno eh, la responsabilità non è mia. Eh, eh, però eh, a nome di tutta la comunità accademica che ho l'onore di rappresentare rivolgo i saluti a, a coloro che forse non sono ancora stati salutati, e eh, anzitutto alle associazioni qui rappresentate, Libera Sardegna Solidale La Strada. Ma vedo membri anche di tante altre associazioni, come vedo anche qualche amministratore locale. Siate i benvenuti. Ripeto: solo un saluto, è quello a Don Ciotti. Che, non so, nella bibliografia, eh, non è stato nella biografia, non è stato detto che forse è la prima volta che viene in questa facoltà. Beh, auguriamoci che sia la prima di tante altre. e Saluto eh, Gian Piero Farru che modererà questo incontro, ha fatto fare un applauso agli altri, fatelo anche a lui è una vecchia conoscenza di questa facoltà, anzi non vecchia, conoscenza di questa di questa facoltà. Davvero vorrei che questo pomeriggio vi santiste a casa vostra. Di più credo di interpretare il sentire dell'intera comunità accademica dicendo che vorremmo che la facoltà teologica fosse sentita come la casa di tutti i sardi già adesso veniva detto mi sono chiesto che ha a che fare l'incontro di questo pomeriggio con la teologia dieci anni fa papa francesco durante la sua visita a cagliari che corrisponde anche in assoluto alla sua prima visita in una diocesi al di fuori di Roma, c'erano stati altri due viaggi apostolici prima, ma non visite a diocesi, incontrava in questa aula magna il mondo della cultura e la nostra comunità accademica. In quella occasione parlava della università come luogo del discernimento che legge la realtà, la interpreta, ma anche sorprendentemente dell'università come luogo della prossimità e luogo della solidarietà. Non eravamo ancora abituati a questo linguaggio e questi temi sembrarono fuori luogo in un'accademia. A ben pensarci, però, una facoltà di teologia serve proprio a questo, creare un pensiero di fratellanza e di solidarietà. Cito testualmente dalle parole del Papa: diceva, la parola solidarietà non appartiene solo al vocabolario cristiano, ma è una parola fondamentale del vocabolario umano, però aggiungeva, è una parola che in questo contesto di crisi rischia di essere cancellata dal dizionario. Si sa che quando noi sperimentiamo una crisi, un pericolo, la prima cosa a cui pensiamo è quello di salvare noi stessi. Aggiungeva, il discernimento della realtà Assumendo il momento di crisi, la promozione di una cultura dell'incontro e del dialogo orientano verso la solidarietà come elemento fondamentale per il rinnovamento delle nostre società. Dunque, per rinnovare la nostra società, dice il Papa, che cosa dobbiamo promuovere? La solidarietà aggiungeva non c'è futuro per nessun paese per nessuna società per il nostro mondo se non sapremo essere più solidali solidarietà quindi come modo di fare la storia come ambito vitale in cui i conflitti le tensioni anche gli opposti raggiungono un'armonia che genera vita dunque la solidarietà come elemento essenziale per costruire il futuro come modo di fare storia per generare vita. Noi in fondo siamo qui per questo. In questi giorni mi sono documentato sulla Associazione Libera e ho visto che nel sito è specificato che non si tratta solo di un'associazione contro le mafie, contro la corruzione, i fenomeni di criminalità, eccetera. Ma. Per, per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente e così via. Formando una umanità autentica si superano le situazioni di degrado. Dunque, lavorare per. Significa anche andare contro, evidentemente, queste situazioni di degrado. E in fondo è quanto, magari attraverso strade diverse, anche una facoltà teologica si propone di fare attraverso la formazione e la riflessione sul Vangelo. Non è il caso, perciò, che il titolo di questa conferenza parli di etica, di responsabilità sociale che sono tutti temi compresi in un curriculum teologico. E poi parli di corruzione, è proprio il tema al quale in questa facoltà stiamo dedicando un progetto di ricerca, iniziato già l'anno scorso, intendendo la corruzione proprio come la disarmonia, una rottura di relazioni, l'etimo, corrompere, richiama qualcosa che si rompe. Quindi se vogliamo una controcreazione, un anticreazione. Un altro progetto che stiamo portando avanti riguarda l'economia equa e solidale, temi che sono assolutamente connessi con l'incontro di oggi. Pertanto la conferenza di oggi rientra a pieno in questo progetto. E nelle finalità della nostra accademia. Per me si tratta di un vero e proprio atto accademico. Ringrazio quindi gli organizzatori, auguro una buona riuscita di questo incontro e chissà future collaborazioni per i fini che ci uniscono. Come un buon parroco al termine della Messa, approfitto dell'occasione anche per aggiungere tre informazioni. La prima, come vedete, questo eh, incontro sarà registra è registrato e poi sarà messo nel canale YouTube della facoltà e nei canali di Libera. Però voi visitate quello della facoltà. <ride> eh? Lo metteremo prima noi. Il, il secondo, quello di oggi è già... Il secondo incontro che facciamo in quest'anno accademico nella nostra aula magna. Come diceva, abbiamo diversi progetti di carattere culturale. Nel prossimo novembre sarà presente, per esempio, il dottor Ferruccio De Bortoli per quel filone di approfondimento che riguarda Vangelo e economia. E allora, ho copiato un'idea da, da libera. E Libera propone di mettere una firma contro le mafie. Fuori ci sarà anche un foglio eh, messo da noi. Eh, se volete essere avvisati delle iniziative culturali che noi proponiamo in questa facoltà, potete consultare i nostri canali, altrimenti ci lasciate la vostra mail e noi vi informeremo personalmente. In ultimo... Il 23 ottobre di pomeriggio ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico. Per noi è un atto ufficiale importante. Ci piacerebbe avervi tutti con noi. Vi invito alla partecipazione. Se è vero che la facoltà teologica è luogo della prossimità, della solidarietà, dobbiamo continuare a camminare insieme. Grazie della vostra presenza e del vostro ascolto. Grazie Don Mario, le prometto che ci saremo. Quindi ci vediamo il 23 per l'inaugurazione di questo anno accademico e per le collaborazioni possibili future. Il dottor Guido Pani, l'ho presentato nella, nel suo ruolo che ricopre oggi, che è quello di procuratore aggiunto presso il tribunale, quindi con una grande responsabilità. Ma mi piace ricordare qualche cosa di pregresso, in modo particolare permettetemi di ricordare le sue presenze costanti, assidue e costruttive ai campi di impegno e di volontariato nel bene confiscato a Girgei, località Supiroi dove lui una, almeno un giorno di quel campo lo ha dedicato a noi insegnandoci delle cose che noi non sappiamo perché non sono il nostro pane quotidiano e dandoci anche dei suggerimenti che si sono rivelati sempre estremamente preziosi. Grazie dottor Pani, a lei la parola. Prego. Eh, sono io che devo ringraziare per questo invito, per poter partecipare a questa manifestazione così interessante. E quindi ringrazio tutti. Ehm, faccio anche dei complimenti per il titolo dell'incontro, perché da appassionato naturalista, insomma, questo um, um, uti quest utilizzo della uh, vipera che come sappiamo, almeno chi si interessa di natura, non vive in Sardegna, sappiamo che è un animale velenoso, pericoloso per l'uomo e sappiamo che però qualche volta ha fatto la sua comparsa dalla penisola anche da noi. E questo esempio poi nel mio discorso sarà utile perché um, l'esempio naturalistico Uh, ha alcuni risvolti importanti perché anche in questi giorni si parla di uh, invasioni di animali alieni, così vengono detti, o, anziché specie autoctone specie alloctone, si parla molto in questo periodo del granchio blu. Um, per fortuna, la vipera qualche volta è apparsa in Sardegna, ma insomma non sembrerebbe non essersi ambientata, eh, diverso, però, è successo ad altre specie che ormai ci hanno in qualche modo invaso. Il granchio blu, le nutrie, insomma, adesso non devo parlare di natura, cosa che mi piacerebbe molto. Eh, e, e dobbiamo capire che quando succede che una specie aliena si ambienta in un altro luogo che non era suo originario, poi è difficilissimo, se non impossibile, estirparlo. Eh, quindi eh, si dice, in maniera un po' tra tralaticcia, che in eh, Sardegna non eh, ci sono le mafie, non c'è la mafia. Ora, questa affermazione che come abbiamo sentito viene ripetuta magari in maniera un po' sintetica e forse non proprio precisa anche dalla stampa, anche con riferimento a dichiarazioni del ministro proprio ieri, eh, va, eh, come dire, non è totalmente infondata. Va però, in primo luogo, bisogna capirne bene il senso, il significato e poi bisogna costantemente e attentamente monitorare in che senso si può affermare che in sardegna non c'è la mafia ehm, certamente questo è un dato condiviso da tutti non abbiamo le mafie storiche autoctone cioè quelle che sono nate e cresciute storicamente in sardegna per fortuna eh, non abbiamo avuto eh, situazioni di questo tipo che invece purtroppo eh, caratterizzano eh, molte parti d'Italia. O hanno, hanno caratterizzato e caratterizzano. Eh, faccio una breve premessa. Parlo ovviamente dal mio, dalla mia prospettiva. Io faccio insomma, so, sono alla procura di Cagliari da circa 30 anni, tra qualche mese sono 30 anni, prima ho lavorato a Nuoro, ho lavorato per 10 anni alla DDA, cioè la direzione distrettuale antimafia, cioè una struttura che viene istituita all'interno di tutte le procure del capoluogo del distretto, il che vuol dire in Sardegna solo a Cagliari, cioè la DDA di Cagliari ha competenza per tutta la regione. In altre regioni d'Italia ci sono più distretti di corte d'appello e quindi più DDA, però insomma in Sardegna la DDA si occupa dei reati di criminalità organizzata di tutta la Sardegna e quindi abbiamo una visione importante. E questo per spiegare un po' qual è la mia, la mia visione è stato fatto un riferimento ad un'operazione che il mio ufficio ha eseguito pochi giorni fa ovviamente non posso e non voglio parlare del merito di quella vicenda eh, che sarà esaminata nelle sedi opportune i processi si fanno in quelle sedi eh, potremo a un certo punto dire qualcosa sul fenomeno che emerge da quell'indagine al di là e a prescindere dalle possibili responsabilità personali qual è dunque la realtà sarda per quello che in tutti questi anni abbiamo potuto vedere? Abbiamo detto che non abbiamo delle mafie autoctone e quindi che hanno un controllo del territorio come in altre zone è un controllo di tutte le attività o buona parte delle attività che si sviluppano in quel territorio attraverso le estorsioni, l'usura e così via. E, e questo si è manifestato anche in occasione dello svilupparsi, purtroppo questo sì, anche in Sardegna, delle mafie straniere. Eh, il nostro ordinamento prevede ormai espressamente che il reato di associazione di tipo mafioso, cioè il famoso articolo 416 bis, eh, possa e debba applicarsi anche alle organizzazioni mafiose straniere, e cioè organizzazioni che usano il sistema mafioso, il metodo mafioso. Eh, abbiamo delle mafie straniere che purtroppo si sono sviluppate in Italia, ma direi in tutta Europa e in alcuni casi in mezzo mondo, eh, e abbiamo avuto esempi di eh, questo tipo di organizzazione anche in Sardegna. Ma quello che ci, ha, um, che ci interessa in questo momento è che mentre queste organizzazioni, queste mafie straniere, faccio un esempio, alcune mafie nigeriane, um, in altri luoghi, e cioè nei luoghi in cui è presente una mafia uh, tradizionale italiana, Drangheta, Cosa Nostra, la Camorra, hanno dovuto combattere violentemente, scontrarsi violentemente, con le organizzazioni che avevano il controllo di quel territorio. Quindi ci sono stati episodi anche molto violenti tra eh, queste mafie straniere e le mafie locali. Questo eh, dimostrava in quei casi che c'era quel controllo del territorio e che se un'altra organizzazione intendeva lavorare, tra virgolette, in quel territorio, doveva necessariamente fare i conti con chi. Quel territorio controllava. Questo non è successo in Sardegna, dove pure abbiamo avuto e abbiamo alcuni episodi di um, 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 mafie straniere che però non hanno dovuto combattere contro. Eh, organizzazioni locali perché non c'era un'organizzazione che avesse un vero e proprio controllo del territorio ma queste organizzazioni hanno finito per lavorare assieme alle organizzazioni criminali sard che eh, trafficano droga in particolare eh, cooperando o, o comunque spartendosi il mercato diciamo così quindi da questo in qualche modo possiamo anche trarre una conferma a quel modo di dire. Eh, poi abbiamo avuto qualche raro caso in cui è emerso un metodo mafioso, ma si tratta tutto sommato di casi molto limitati di quartieri o porzioni di quartieri con tassi di criminalità molto elevati, dove effettivamente si è creato in qualche modo un um, ambiente di, che possiamo definire mafioso, ma anche in questo caso possiamo dire che tutto sommato si trattava di episodi limitati o comunque limitati territorialmente, veramente a poche strade a qualche palazzo eh, di qualche zona, non voglio fare nomi eh, che magari i cagliaritani conoscono bene. Eh, ma parliamo ancora di un meccanismo che non può essere quello così preoccupante, perché in realtà sono fenomeni antipatici e negativi, ma non preoccupanti come quel fenomeno di infiltrazione mafiosa di cui dobbiamo parlare. Eh, il problema vero è quello delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose tradizionali, diciamo così, italiane nell'isola. Ecco, da questo punto di vista purtroppo i dati sono eh, vari e abbastanza numerosi. Eh, il rapporto è sempre esistito sostanzialmente nel mondo del traffico delle sostanze stupefacenti, perché è evidente che la droga, in particolare la cocaina e l'eroina, in Sardegna vengono acquistate da fuori, non produciamo cocaina e eroina, la acquistiamo dalle organizzazioni della penisola o in parte da organizzazioni estere e quindi i contatti sono storicamente avvenuti con le mafie tradizionali particolare per la cocaina con l'andrangheta che è leader nel mondo nel traffico di questa sostanza. Ma questa, questi contatti sono cresciuti e sono diventati anche molto più intensi e importanti perché la Sardegna è diventata leader assoluto in Italia nella produzione di marijuana. Eh, non, eh, noi sequestriamo in Sardegna tonnellate di eh, marijuana, migliaia e migliaia di piante di cannabis che vengono coltivate illecitamente in varie parti dell'isola. Non abbiamo rivali, nessuno in Italia, nessun'altra regione in Italia si avvicina minimamente ai numeri della produzione in Sardegna e questo fa sì che noi vendiamo anche, quindi non compriamo e basta, ma vendiamo e anzi le organizzazioni criminali sarde usano queste sostanze come merce di scambio, quindi ti do 100 kg di marijuana e tu mi dai 10 kg di cocaina, adesso la proporzione non è proprio questa, ma insomma per capirci si paga in, pa in tutto o in parte attraverso la consegna di altra droga, che purtroppo viene prodotta e viene prodotta anche di qualità eccellente e quindi ha un mercato straordinario. Questo chiaramente aumenta e intensifica e rende più stretti ancora di più i rapporti delle organizzazioni criminali, diciamo non mafiose, ma comunque organizzazioni criminali. Con le mafie tradizionali. Poi abbiamo tutta la parte degli investimenti che le mafie tradizionali eh, effettuano o hanno effettuato nell'isola eh, in vari settori. È stato fatto riferimento a, a tantissimi provvedimenti di sequestro e di confisca di beni di organizzazioni mafiose tradizionali. Di beni però che si trovano in Sardegna e questo in vari settori, dal turismo dalla ristorazione ehm, vi sono poi imprese in qualche modo poi rivelatesi legate alle organizzazioni mafiose che hanno operato che sono, hanno partecipato ad apparti in Sardegna nei settori che poi sono quelli con possibilità di guadagni maggiori, il settore dei rifiuti, il settore delle energie alternative, si tratta di imprese che poi si scopre essere legate in qualche modo alle famig famiglie mafiose tradizionali, poi ci sono anche le attività minime, minime dico il ristorante, la pizzeria, la gelateria che eh, vengono delle volte gestite, soprattutto in alcune zone costiere della Sardegna, da persone che sono legate, proprio i parenti al, eh, di famiglie eh, mafiose. Quando dico mafiose intendo le varie criminalità mafiose italiane tradizionali. Questo certamente è un fenomeno eh, abbastanza diffuso che abbiamo potuto... Monitorare in varie indagini e che in qualche caso anche ha anche avuto delle ripercussioni, come dire, nella sensibilità delle comunità in cui queste cose avvenivano perché chiaramente succede che. Se, soprattutto nei momenti di crisi, e purtroppo sappiamo che le crisi si ripetono, c'è stato il covid, la crisi energetica, il caro energia, insomma, e, e però magari ci sono le attività che soffrono e che quindi sono spesso costrette a chiudere, attività analoghe che magari non è che si abbiano questo grande successo, ma che però rimangono aperte perché probabilmente dietro hanno. Altro. e magari le comunità si rendono conto di questo fatto e quindi che la gelateria X non regge più e vende a quello che c'è un'altra gelateria e che non è che sia più efficace più buona o abbia una clientela maggiore però qualche la gente qualcosa se lo chiede per fortuna Tranne qualche piccolo segnale, questa situazione quindi di una penetrazione in qualche modo anche nel tessuto sociale, economico, non si è tradotta allo Stato in un utilizzo anche del metodo mafioso nell'ambito del controllo poi di quelle attività economiche, quindi attraverso i soliti sistemi che conosciamo, della estorsione o dell'usura. Eh, che questa situazione sia preoccupante e evidente, va quindi monitorata costantemente, bisogna capire quello che succede perché il salto di qualità è sempre dietro l'angolo. Eh, si è detto con riferimento ad altri territori, che la mafia non c'era al nord. Era un'affermazione palesemente falsa, nel senso che in quel caso i dati sulla presenza mafiosa nei territori del nord era documentata già 30-40 anni fa da molte indagini. Per chi viene da Torino, il procuratore della Repubblica di Torino, Bruno Caccia, è stato ucciso dall'Andrangheta nel 1983, parliamo di 40 anni fa. E però, fino a poco tempo fa, si sentiva ancora dire, qualcuno osava dire, che non c'era la mafia al nord. Per cui il rischio che da quella. Um, inserimento lento nel tessuto economico, nel tessuto sociale, poi derivi qualcosa di molto più preoccupante, c'è comuni eh, sciolti con provvedimento eh, dell'autorità pubblica per infiltrazioni mafiose. Non ci sono solo al sud, ce ne sono in Piemonte, in Lombardia, in Veneto. Cioè, e, e, allora, quindi quei meccanismi che per ora non ci portano a dire che c'è la mafia in Sardegna in senso proprio, dobbiamo intenderci, c'è in buona parte un inserimento di elementi di mafiosità. Non c'è dubbio che questo um, sia un fenomeno che esiste e che potrebbe... Crescere e portare anche a situazioni molto più preoccupanti di quelle che per ora non vediamo. Eh, L'altro meccanismo che si sta sviluppando è quello che deriva dal fatto che in Sardegna abbiamo eh, una serie di istituti di pena di carceri che eh, hanno anche la sezione del 41 bis, cioè la sezione in cui vengono detenuti persone condannate per i reati di mafia diciamo tanto per capirci ci sono quindi in sardegna detenuti anche di peso persone molto note anche alle cronache e questo fa sì che spesso i parenti congiunti che vengono a trovarli delle volte si ambientano, delle volte prendono in affitto le case, delle volte poi si trovano bene perché magari in Sardegna non si vive male e, e, e poi magari il detenuto ottiene i domiciliari o l'affidamento in prova ai servizi sociali e ritiene conveniente farlo in Sardegna per una serie di motivi che delle volte sono appena Emersi anche in alcune indagini perché si sta bene, perché il controllo è meno assiduo rispetto a fare gli arresti domiciliari in Calabria, dove tutti c'è cioè un controllo di quella famiglia, di quel personaggio maggiore rispetto a quello che si può avere qui da noi, cui quella persona magari è poco conosciuta a meno che non ci sia un occhio attento delle forze dell'ordine, ma ci deve essere un qualche input. Questo è un altro meccanismo rischioso, pericoloso, che deve essere monitorato e che noi stiamo cercando di monitorare per evitare che si crei un allargamento a quella, insomma, di quelle situazioni che possono come dire, precipitare. Ecco. Um, un cenno vorrei fare all'altro aspetto relativo alla corruzione e che mi consente di fare un brevissimo collegamento del tutto astratto con la vicenda ultima a cui abbiamo fatto riferimento in Sardegna. Ehm, secondo un meccanismo che eh, si è potuto vedere ormai negli ultimi 10, 15, forse anche 20 anni, nel modo di procedere delle organizzazioni mafiose, è quello per cui l'organizzazione mafiosa ha um, un po' modificato il proprio modo di essere per avere tutti i vantaggi che derivano dal quel controllo del territorio, delle attività economiche, dalla libertà nel fare le attività economiche nel modo che gli consenta di fare più soldi possibili e di controllare quell'ambiente, è quello di eh, usare meno la violenza perché l'uso della violenza ovviamente crea maggiore attenzione sia delle forze dell'ordine della magistratura dei media della società in genere e utilizzare invece molto di più la corruzione se si vuole ottenere qualcosa da un pubblico amministratore è Piuttosto che minacciarlo, bruciargli l'auto, eh, minacciarlo di morte e così via, il che mette in piedi tutta una situazione che crea, crea problemi, la corruzione è un metodo molto più efficace. E, è molto più sotterraneo, anche perché secondo il codice penale viene punito sia il corruttore che il corrotto, ovviamente e giustamente, il che vuol dire che si crea un patto del silenzio tra il mafioso e il corrotto, che non avrà nessun interesse a disvelare, anzi avrà interesse a nascondere, per proteggere anche se stesso, la, ehm, la condotta illecita frutto della corruzione. Quindi questo modo di procedere della mafia, si è certa, delle mafie si è certamente sviluppato maggiormente negli ultimi anni. È un meccanismo che ha sempre utilizzato, eh? non è che dobbiamo dire che siamo, prima c'era solo la violenza e adesso solo la corruzione, però certamente ehm, il meccanismo si è rivolto più verso quella tipologia. E questo è un dato che ci porta un po' a ragionare sul fatto che forse la mafiosità, che adesso è stata contestata anche in questa operazione che è subiudice si vedrà che cosa succederà, però il meccanismo, il fenomeno emerso è quello un po' simile a quello che la mafia ha fatto negli ultimi anni. E cioè, usare in primo luogo e principalmente la corruzione, è la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa. È sullo sfondo: non è che non esiste, eh? anche nella corruzione esiste, ma è sullo sfondo, è una riserva di violenza. Non c'è, no, Non la uso per avere quel vantaggio, ce l'ho dietro. Io ti sto pagando per avere quel vantaggio e siamo d'accordo, ma tu sappi che lo sai bene che se ti metti storto poi non ci mettiamo niente a usare la violenza. Ora, ecco, questo sembra in qualche modo emergere anche in questa vicenda in cui abbiamo soggetti legati alla criminalità sarda più importante e cioè i sequestri di persona. Quindi persone che in quell'ambiente hanno un peso, diciamo così, e ambienti dei cosiddetti colletti bianchi che evidentemente in questo rapporto avevano vantaggi reciproci. Detto questo, ci possiamo chiedere unitamente a un altro aspetto che è quello della minore rilevanza oggi del controllo del territorio rispetto al metodo mafioso perché la Cassazione ha detto ad esempio che per le mafie straniere non è necessario che quel metodo mafioso porti a un controllo del territorio. Anche perché per la mafia straniera sarebbe ben difficile realizzare un controllo del territorio, ma il controllo deve essere su quella comunità, quindi sulla comunità, ad esempio, dei, degli africani che vivono in quella zona. Quindi, se togliamo il controllo del territorio, uniamo al fatto che la mafiosità si caratterizza con quella riserva di violenza che io non uso direttamente, ma c'è l'aspetto principale che è la corruzione, chiaramente il quadro diventa un pochino più preoccupante perché il sistema che forse sta emergendo anche nell'isola è un sistema che in qualche modo si avvicina a quello che è un sistema che le mafie tradizionali stanno utilizzando ormai da qualche tempo quindi una, una situazione complicata mi avvio a concludere vi ho tediato abbastanza ma ovviamente tutto questo io parlo dall'aspetto giudiziario e però sono ben conscio che in questo come in qualunque fenomeno che la magistratura si trova ad, ad affrontare, il rimedio diciamo, principale per combattere, per vincere se possibile quel fenomeno, non è certo eh, la giustizia. Ehm, noi esaminiamo casi specifici, casi concreti, un caso per volta, non combattiamo un fenomeno quel fenomeno della eh, mafiosità, della corruzione, va certamente combattuto nella società. Ehm, in quelle che mi piace ricordare, anche per ricollegarmi a quello che è stato detto prima dal preside della facoltà, ehm, che questo va affrontato in quelle che sono le formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità del cittadino, come ci ricorda l'articolo 2 della nostra bellissima Costituzione, che però poi aggiunge subito dopo, in quell'articolo, che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica. Quindi è un dovere la solidarietà ed è un dovere che riguarda tutti. Quindi le formazioni sociali sono fondamentali e, e le formazioni sociali sono tutte, tra cui queste associazioni che sono qui presenti, ma sono fondamentali ed è un dovere, non è solo un diritto di associarsi, è un dovere di solidarietà che la nostra Costituzione ci ricorda. E la Costituzione, nella Costituzione ogni parola è stata pesata col bilancino ed è il frutto di un'analisi profonda di menti importanti di persone che eh, ragionavano bene su queste cose. E mi concludo con un'ultima notazione, che, ancora una volta si ricollega a quello che ha detto il preside. Che questo impegno deve riguardare tutti è un impegno generale non solo perché ce lo chiede la costituzione ma deve riguardare tutto a prescindere dal sentimento che uno ha e io ricordo le parole di un regista che a me piace insomma che è Nanni Moretti che da laico ha fatto però probabilmente non a caso, alcuni film eh, su, su, sulla religione. La Messa è finita, Bemus Papam, sono dei bei film. E ricordo, fu intervistato, credo in occasione, quindi molti anni fa, del, del primo film, La Messa è finita, dove interpretava lui un, un sacerdote e gli chiesero, ma se fosse credente? E lui rispose ehm, ribaltando in qualche modo una cosa che si sente um, abbastanza spesso, delle persone che dicono no, io credo in Dio ma non credo nella Chiesa, quindi non frequento molto. E lui disse il contrario, disse io non credo in Dio, non ho la fede, ma credo nella Chiesa, credo nelle persone. Che si dedicano agli altri. Ecco questo vuol dire che la solidarietà, il dovere sociale, deve riguardare tutti, a prescindere, senza nessuna distinzione di idee che uno può avere o non avere. Questa è una cosa fondamentale. Solo così credo si possa ottenere qualche risultato nel combattere sia le mafie sia la corruzione. Grazie dottor Pani. Do la parola all'avvocato Carlo Tac, eh, che è anche presidente dell'associazione Ambiente, Giustizia e Salute. Prego, avvocato. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Eh, sapendo che avrei parlato dopo il dottor Pani, eh, ho pensato di evitare di fare un intervento, come dire, di stretto diritto, e ho pensato di fare insieme a voi qualche piccolo ragionamento che potesse anche collegare appunto ragionamenti più prettamente giuridici con quelli magari se vogliamo in qualche modo di carattere etico e in questa ottica mi piace iniziare diciamo il breve intervento eh, richiamando delle parole, poi vi dirò chi le ha dette, che ho richiamato anche in un altro incontro che ho fatto su Piroi proprio insieme a Dottor Pani, ma voi non c'eravate quindi lo posso riutilizzare. Le parole sono queste. La corruzione è un'enemica della Repubblica e i corrotti devono essere colpiti senza nessun attenuante, senza nessuna pietà. Queste parole potrebbero sembrare le battute di un attore di un film. In realtà è il messaggio di fine anno agli italiani del 1979 del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Inizio con queste parole proprio per sottolineare la gravità del fenomeno corruttivo. Ed è proprio la gravità del fenomeno corruttivo che a mio giudizio lo caratterizza diciamo così, rispetto a tanti altri, eh, ad altri atti illeciti. Diciamo così. Eh, il paese della facoltà mi ha anticipato proprio sottolineando come questo valore, questa essenza del fenomeno corruttivo lo si apprezzi proprio dall'etimologia della parola. Dalla co la corruzione deriva infatti dal, dal latino, dal verbo corrompere, che vuol dire quindi rottura. Proprio perché i fenomeni corruttivi, e quindi ovviamente non mi riferisco alla corruzione in senso stretto come specifico tipo di reato, ma a tutti quei fenomeni diciamo, di legalità di carattere corruttivo, rappresentano in qualche modo una rottura. Una rottura di che cosa? Innanzitutto, evidentemente, del senso morale, del senso etico di chi si lascia corrompere o di chi corrompe, e anche è una rottura nel senso di rottura di quel patto di fiducia, di legalità che dovrebbe legare. Istituzioni e cittadini, visto e considerato che evidentemente i fenomeni corruttivi spesso purtroppo appunto coinvolgono soggetti che ricoprono ruoli istituzionali. Un aspetto che mi ha incuriosito del fenomen dei fenomeni corruttivi, poi, non è soltanto appunto la loro gravità, su cui ritornerò dopo, ma il fatto che siano in qualche modo, diciamo così, connaturate all'uomo in che senso? Nel senso che di corruzione se ne parla da quando esiste una società. Vi racconto in un minuto un episodio accaduto nel 70 avanti Cristo. Ebbene, nel 70 avanti Cristo fu celebrato un processo in cui un giovane avvocato che poi da lì divenne famoso, un certo Cicerone, fu chiamato da tanti cittadini di quella città a perorare la loro causa per ottenere la condanna di un politico corrotto. Questa storia poi Cicerone la narrerà in un'opera Le Verrine perché il protagonista e negativo di quella vicenda era appunto il proconsole Verre, accusato in quella circostanza di essersi fatto corrompere e aver aggiudicato un appalto in maniera illecita. Mi piace citare questo episodio per sottolineare come passano non gli anni, non ciò, passano i millenni, Passano i millenni e certe storie evidentemente non cambiano. Ha detto giustamente il dottor Pani che la corruzione ha questa capacità di trasformarsi mh? a seconda del periodo storico, a seconda de, delle, della, mh, della società in cui si sviluppa, si modifica e si presenta in vesti diverse ed evidentemente ha questa capacità così forte che, ripeto, rimane e persiste nel corso dei secoli. Nel, nel corso dei secoli. Un altro aspetto che mi interessa sottolineare non è soltanto questa capacità dei fenomeni corruttivi di persistere, ma anche della eh, capacità di produrre degli effetti così negativi da, poter es da essere considerato da alcuni un vero e proprio male sociale. Cioè la corruzione non soltanto come reato, quindi come una vicenda che ha un risvolto di natura giuridica, diciamo così, ma un qualcosa di più ed è considerato un male sociale proprio perché ha degli effetti così negativi da produrre a volte una sfiducia da parte dei cittadini, una, una sfiducia da parte dei cittadini in particolare proprio nei confronti delle istituzioni. E perché questo? Proprio perché, come ha anticipato il dottor Pani, purtroppo i fenomeni corruttivi vedono come protagonisti uomini delle istituzioni. E questo quindi rafforza in negativo la capacità, diciamo, dei fenomeni corruttivi di incidere in maniera sfavorevole e non solo, ma secondo alcuni studi il cosiddetto male sociale, oltre appunto a produrre un male di questo tipo, incide in maniera fortemente negativa anche sull'economia dei paesi dove si verificano fenomeni corruttivi. Ad esempio, guardando, facendo una breve ricerca, ho trovato uno scritto che stima che la corruzione Pesa sull'economia dei paesi europei per oltre 900 miliardi di euro. Quindi non 900 milioni, eh, non ho sbagliato, per oltre 900 miliardi. Io adesso non so quale sia il bilancio dell'Italia, però penso che sicuramente siamo molto al di sotto. Quindi i fenomeni corruttivi incidono per cifre ben al di sopra di quello che può essere il bilancio di un singolo Stato, quindi Ribadisco, fenomeni corruttivi e quindi hanno questa doppia caratteristica negativa di incidere nella società e di incidere nell'economia di quella società. Ancora, ho pensato di fare dei brevi flash proprio per cercare di essere il più eh, sintetico possibile. La corruzione secondo me ha un'altra caratteristica, e cioè quella di riuscire a sfruttare le debolezze di un paese. Ogni debolezza rafforza i fenomeni corruttivi. Vi cito tre esempi. Le leggi scritte male. Utilizzo dei termini impropri per non dilungarmi troppo. Spesso, proprio perché fenomeni corruttivi coinvolgono rappresentanti delle istituzioni, abbiamo dei fenomeni attraverso i quali si perseguono non finalità pubbliche, quindi non l'interesse pubblico, ma l'interesse di pochi. Proprio approfittandosi di leggi che danno la possibilità di essere interpretate ad uso e consumo del corruttore di turno. L'accesso di burocrazia. Sappiamo che è un altro male, diciamo così, che affligge la nostra società e non solo la nostra. È quello di amministrazioni che, detto in maniera semplice, funzionano male. Quante volte anche a voi sarà. Capitato di trovarvi in un procedimento che non riesce ad avere una fine, o che non si riesce addirittura a volte neanche a capire a chi si deve andare a chiedere per ottenere un certo provvedimento. O a volte capita di non avere neanche risposte dalle amministrazioni. Si, si, si presenta un'istanza e si rimane mesi in attesa di avere una risposta: nonostante peraltro la legge sul procedimento amministrativo stabilisca come termine generale per chiudere il procedimento quello di 30 giorni. E va bene. E anche qui è una di quelle vicende che favorisce i fenomeni corruttivi, perché in una, se un'amministrazione funziona bene tu non hai bisogno di chiedere il favore a qualcuno per ottenere una concessione o semplicemente per avere una risposta. Ed entrano in gioco qua i fenomeni corruttivi, ci penso io, ti dico io da chi devi andare a parlare. Le crisi economiche, anche questo è un altro dato, un'altra debolezza che incontriamo spesso nelle nostre società e che diventa un punto di forza dei fenomeni corruttivi. Perché maggiore è la crisi economica, maggiore la difficoltà delle imprese, maggiore è la capacità dei corruttori di andare a dire ci penso io, ti do una mano io. E quindi chiaramente entriamo in un ambito un pochino diverso che è quello dei fenomeni dell'usura o fenomeni similari, ma che possono tranquillamente essere diciamo, accomunati e fatti rientrare nel genus dei fenomeni corruttivi. Diciamo che da quello che abbiamo detto finora, in questi pochi minuti, verrebbe da pensare. E allora che facciamo insomma? Siamo messi male proprio per questa... Esatto, siamo messi molto male. Cosa fare? In qualche modo diciamo la risposta l'hanno un pochino già anticipata da un lato il Preside della Facoltà e dall'altro il Dottor Pani. E cioè non possiamo pensare o sperare che fenomeni corruttivi vengano combattuti e risolti soltanto dall'autorità giudiziaria. Non perché non siano bravi, abbiamo il Dottor Pani insomma, che è un esempio... Ma, se vogliamo, proprio quella che è la caratteristica diciamo così, del lavoro che compete all'autorità giudiziaria, che è quello di intervenire per perseguire e sanzionare un fatto illecito, e quindi sostanzialmente un fatto che evidentemente è già accaduto, e se è già accaduto il fatto illecito, evidentemente c'è già un danno, e quel danno, come abbiamo visto, una volta che si produce, che si realizza, produce una serie di conseguenze, che una volta prodotte è, è difficile tornarvi indietro. Quindi uno degli strumenti per combattere insieme all'autorità giudiziaria i fenomeni corruttivi è proprio quello che, sintetizzando eh, l'intervento conclusivo che ha fatto il dottor Pani, la, potremmo definirlo come una, la cultura della legalità, sostanzialmente. E quindi attraverso la collaborazione di tutte le parti buone, di tutte le parti sane della società, che devono necessariamente attivarsi nel modo che ritengono più opportuno, per prevenire i fenomeni corruttivi. E anche l'incontro di oggi, se vogliamo, è un momento che fa parte di questo, di questo ragionamento della cultura legalità, della legalità, perché siamo qui oggi appunto a parlare dei fenomeni corruttivi, a sottolineare la gravità di questi fenomeni e la necessità di attivarci tutti quanti insieme per cercare di prevenirli. E concludo semplicemente dicendo questo, all'interno di questa grande diciamo, necessità di cultura della legalità, secondo me c'è in particolare un qualcosa che tutti possiamo fare, che io chiamerei la cultura del voto. Perché dico questo? Perché prima, pochi minuti fa, ho detto che uno, dei, uno dei, eh, degli effetti negativi della corruzione è quello della sfiducia, di ingenerare sfiducia nelle istituzioni. E cosa genera la sfiducia nelle istituzioni spesso? Il disinteresse a occuparsi della cosa pubblica, il disinteresse ad andare a votare. Quante volte avrete sentito, vi sarà venuto di, di, da dire, mai non ci vado a votare, tanto cosa serve, tanto non cambia niente. Secondo me questo è un ragionamento pericoloso che favorisce i corrotti e i fenomeni corruttivi. Perché? Perché come abbiamo visto prima, spesso questi fenomeni hanno bisogno di penetrare nelle istituzioni e trovare nelle istituzioni persone ben disposte. E queste persone ben disposte spesso, o chi per esse, hanno il loro tesoretto di voti, che serve a garantire lo status quo, che serve a fare in modo che nelle istituzioni ci siano quelle persone perché sono quelle le persone che servono per portare a termine o per iniziare e concludere determinati fenomeni corruttivi. Quindi, a mio giudizio, uno degli aspetti più importanti, più concreti della cultura della legalità è la cultura del voto, cioè andare a votare per togliere peso a questo tesoretto di voti che i corrotti hanno, perché meno si va a votare, più peso avrà quel tesoretto. Andiamo a votare. Per cercare di dare fiducia a persone serie. Grazie. Grazie Carlo. Guarda caso, a febbraio abbiamo le elezioni regionali, eh, quindi giusto per ricordare che abbiamo anche un appuntamento dove questo consiglio può essere subito messo in pratica. No, mi stavo dimenticando solo una cosa, Giampiero. Eh, no, ho, ho ascoltato un'intervista da poco dove secondo una, eh, uno studio di statistica c'è il rischio che il prossimo anno alle elezioni europee ci sia una percentuale di astensione superiore al 50%. E questo direi che è preoccupante. Senza statistiche in Sardegna in questo momento abbiamo 700.000 sardi che non vanno a votare. 700.000. Beh, però non lo possiamo risolvere tutto stasera. Allora, per aiutarci a concludere il ragionamento e per arrivare poi a ciò che saranno le riflessioni che ci proporrà Don Luigi, la parola a Isa Saba, referente eh, per la formazione di Libera Sardegna. A posto. grazie. Il filone che più caratterizza Libera, infatti. Uh, Attaccandomi appunto alle ultime considerazioni o alle penultime, è quello dell'educazione e della formazione. Sin dall'inizio l'Associazione Libera ha stabilito un rapporto privilegiato col mondo delle scuole, con i suoi progetti formativi in centinaia di istituti in tutta Italia. Ma non semplicemente, ma con delle attività che mirano ad illuminare le condizioni generali della legalità per l'umanità, appunto, per una vita più buona, più bella, più giusta, come qui abbiamo sentito accennare anche prima, indagando i grandi temi della giustizia, della pace, della solidarietà, dei diritti dei deboli, dell'attuazione della Costituzione. Nella storia associativa di Libera, la parola legalità è forse quella che pesa di più sia per il discorso pubblico contestuale che in Italia c'è stato in questi decenni, sia per lo stesso sentimento civile di chi aderisce a Libera e ne interpreta il messaggio nella quotidianità. Negli anni alla parola legalità Libera ha tenuto ad aggiungere una qualificazione, usarla in contesti che la qualifichino culturalmente. Legalità ormai in Libera si accompagna sempre a giustizia o giustizia sociale, poiché la legalità è o dovrebbe essere strumento di giustizia. Negli anni di fatto eh, è andata conquistando sempre più spazio nella vita di Libera la parola responsabilità. Anche questa parola, responsabilità, è stata qualificata e va qualificata perché certamente chiama le singole persone al proprio dovere, ma va usata in un orizzonte solidale che riguardi non solamente i propri simili o anche i più deboli verso cui la responsabilità esiste, ma si allarghi anche fino a ritenere che responsabili responsabilità è Aprirsi e chiedere apertamente legalità e giustizia in tutti gli ambiti della vita sociale, politica, economica. E Don Ciotti dice spesso che la vera forza delle mafie sta fuori delle mafie. E quindi possiamo anche dire che la presenza straripante del fenomeno mafioso. In, tutti i suoi, eh, nelle, in tutte le sue varietà nella società italiana, nasce da un'abdicazione collettiva e capillare alle proprie responsabilità o dal non volersene accollare qualcuna in più davanti alle fughe altrui. E in questo stare, in questa forza delle mafie fuori dalle mafie, la corruzione è l'autostrada proprio che le mafie si trovano ovunque a disposizione per appalti, per false perizie, per sentenze accomodate, per omissioni utili a chi. Ma sono davanti a noi anche nella storia recente le sabbie mobili, i ritardi. Allestiti da ogni maggioranza parlamentare, da ogni maggioranza politica, quando debba contrastare la vera massima piaga culturale, civile e istituzionale del Paese, che è appunto la corruzione. Ma più ancora della cronaca, c'è qualcosa, anche più delle inchieste, che ci può dare il polso di quanto sia diffusa la corruzione, il malaffare. Mi è capitato di proporre in un campo di Estate Liberi e anche in altre occasioni, ad un gruppo di ragazzi, un semplice esercizio che consisteva nel sottolineare in un elenco di termini i termini afferenti alla democrazia, alla legalità e i termini afferenti alle mafie, al malaffare, alla corruzione. I ragazzi, e non erano gli ultimi arrivati, vi assicuro, hanno segnato come termini riguardanti la realtà delle mafie parole come Parlamento, Democrazia, Partito, Consigliere Comunale, Elezioni, Scuola. Cadono le braccia, cadono le braccia e, e si conferma, diciamo, anche con questa piccola... Con questo piccolo esempio, quanto Piercamillo Camillo Davigo nel 2017 ha avuto modo di dire quando è stato intervistato eh, sulla, sullo stato della corruzione in Italia eh, rispetto al periodo di Tangentopoli. E eh, Davigo ha detto che la corruzione politica centralizzata ha subito un certo, eh, un certo colpo da quel periodo dall'esperienza di Tangentopoli. Ma la corruzione politica decentrata e la corruzione burocratica nell'ultimo decennio invece è decisamente dilagante. D'altra parte questo è confermato anche da, eh, da dall'indagine Demos Libera del 2021 che ha registrato oh, nella, tra gli intervistati una percezione aumentata del 21,50% riguardo alla corruzione politica locale, in modo particolare ovviamente rispetto a concorsi pubblici, concessioni, licenze eh, eccetera. Allora, Corruzione, ignoranza, costumi egoistici, una somma di comportamenti irresponsabili, genera la forza delle mafie, nell'indifferenza o nell'inconsapevolezza generali. Questa corruzione corrode il Paese nelle fondamenta. E io ultima, in, già mm, da un paio d'anni, dall'anno scorso senz'altro, ma soprattutto ultimamente. Ho eh, oh, una domanda da, da fare a Don Ciotti. Nella, nel dopoguerra, uno straordinario concorso di, di situazioni e di persone rese possibile la felice stagione, non solo dopo, anche durante la guerra, della resistenza e della costituente. Cosa ne è stato di, di, questi, di quegli slanci? Come è stato possibile per grandi partiti dell'Italia repubblicano un esito così nefasto? Una classe politica che si era formata più o meno all'insegna dei principi poi inseriti nella Costituzione, una classe politica composta inizialmente da veri e propri martiri dell'antifascismo antifa, dell e della resistenza, e frutto anche, per quanto riguarda alcuni partiti, dell'impegno spesso eroico di giovani dell'associazionismo cattolico, anche dell'associazionismo femminile, specialmente degli studi di Camaldoli, di esponenti quali Dossetti, Lapira, Lazzati, De Gasperi, per citare quelli che spesso ci gloriamo di celebrare e di ricordare, punte di diamante di un gruppo dirigente e anche di una base che agiva secondo certi valori. O no? Tutto questo già conteneva germi del malaffare? O è stato inquinato in seguito? E anche per quanto riguarda la, la straordinaria forza eh, del volontariato, che si vede stasera anche, è straordinaria energia civile, come ci ricorda Mattarella, come ci ricorda il Papa? Grazie. Beh, buonasera a tutti, dieci giorni fa, nella stessa giornata, senza che tra di loro si fossero parlati, ci sono due voci, quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quella di Papa Francesco. Vi dico quello che con molta forza, con molta autorevolezza, il nostro Presidente della Repubblica ha detto al grande mondo della finanza, erano tutti schierati, facendo una premessa che mi sembra importante e fondamentale, mai generalizzare. E soprattutto voi me lo insegnate il dovere, e la responsabilità di distinguere per non confondere e di far emergere anche sempre le cose belle, importanti, positive che ci sono. Detto questo, noi abbiamo anche il dovere e la responsabilità di far emergere le cose che non vanno bene. E proprio parlando all'alto mondo della finanza, ai grandi imprenditori del Paese... Sempre con questo spirito, vi prego, il Presidente della Repubblica ha detto no, no al capitalismo di rapina, sì a un'economia sana che aiuta la democrazia. Guardate che sono parole di una sintesi forte, forte, che sono parole di denuncia, ma anche di sottolineare l'importanza di un'economia sana di cui abbiamo veramente bisogno nel nostro Paese, che aiuta la democrazia. Dall'altra parte Papa Francesco, no, in un suo intervento proprio nella stessa giornata, che a noi non sfugge perché lo seguiamo, lo accompagniamo, no, ha detto il cristiano, il cristiano si sporchi, lui dice dei linguaggi molto si sporchi, le mani nelle grandi questioni sociali. Un papa che invita a sporcarsi le mani nelle grandi questioni sociali. Ma Francesco è andato, come voi sapete, a Marsiglia. È stato a Marsiglia. Tra l'altro, si sono fermati. Aveva chiesto di partecipare tutte le espressioni religiose, tutte le realtà dell'area del Mediterraneo e c'è stato un momento che forse qualcuno di voi non gli saranno sfuggite delle immagini, il Papa che non sta bene con la sua gamba che ci trascina ma con la testa e con il tono della profondità della voce non viene meno. E lì ha detto una cosa importante, dove c'è precarietà, c'è criminalità, dove c'è povertà materiale, educativa, lavorativa, culturale, religiosa, il terreno delle mafie dei e dei traffici illeciti è spianato. E il grido d'allarme di un Papa, Poi c'è il Papa che fa questo grido, sì, è un grido d'allarme del Papa. E guardate che non lo dice così tanto per dire, intanto parliamo anche di questi problemi, perché rispetto lì c'è il problema dell'immigrazione, no? Quindi a Marsiglia il problema dei migranti, di quei poteri forti che ci stanno dietro, di chi ha delle grandi responsabilità, di chi sfrutta tutto questo. Ecco, ma ha aggiunto una cosa importante. L'impegno delle sole istituzioni non basta. Serve un sussulto di coscienza per dire no all'illegalità e sì alla solidarietà. Ma fa in modo intelligente un passaggio che vi affido. Quando dice il vero male sociale non è tanto la crescita dei problemi, ma la decrescita della cura. Allora uno dei grandi problemi, è, ad esempio rispetto alla droga, che ce n'è più di 30-40 anni fa quando ce ne siamo impegnati, quando anche la RAI mandava in onda droga a che fare, due giornalisti, Mario Maffucci e Piero Badaloni, una trasmissione con un intento, un intento, dare una mano alle famiglie a prendere un po' coscienza di un problema che era entrato nella vita di tante, tante famiglie di tante tante persone. Droga che fare. L'unico problema che andava in onda mezzanotte, e mezzanotte e mezza, che i genitori riposatissimi dopo una giornata con i figli a sgobbare, però era un tentativo, un tentativo che noi abbiamo anche sostenuto, promosso, molti di noi abbiamo lottato per avere una legge proprio a Torino, la legge che, la 685, la legge che creerà i serti, è nata a Torino in una tenda dopo i primi sei morti di droga nel nostro paese, tra cui una ragazzina di 14 anni che pensava di giocare con le siringhe. E dopo quei sei morti siamo scesi in strada con una tenda vecchia militare bucata che pioveva dentro, con i primi familiari, in un'Italia che negava questo problema, dicendo che era molto ridotto, alcune fasce, eccetera. Oggi la legge poi passò, la legge monca poi ci sono stati dei passi indietro altre leggi, dei passi in avanti dei passi indietro, adesso c'è un depotenziamento degli interventi non si parla più di prevenzione no, c'è più droga di prima, c'è più droga di prima nel paese, si sono aggiunte altre sostanze, altre modalità e sono stati anche intercettati da alcuni magistrati con le forze di polizia mafiosi negli ultimi tempi che dicevano dobbiamo abbassare i prezzi così possiamo fare più clienti merce perché se noi abbassiamo i prezzi raggiungiamo più persone no? e pensate che un tiro di, di, di crack lo si prende nelle grandi città a 2 euro immaginate quindi che sovrasposizione allora capite che ci sono dei problemi la droga è certamente uno degli elementi oggi diffusissimo nel nostro paese, non solo nel nostro paese, vi prego, ma è uno dei pilastri con cui le organizzazioni criminali fanno i loro affari, ce l'ha ricordato il procuratore, e non è, è uno dei tanti pilastri dei loro guadagni, eh. loro dove annusano che possono fare affari, loro ci sono, hanno una capacità di organizzare, di pensare, di progettare impressionante, incominciando dalla grande intelligenza. Lo dico in un senso preoccupato dell'andrangheta calabrese che voi ve la trovate un pochettino ovunque. Ma non solo, non solo. Allora le parole di Papa Francesco. Il vero male sociale non è tanto la crescita dei problemi, ma la decrescita della cura. E che su certi temi non c'è più la prevenzione. No? Ci sono dei potenziamenti dei servizi, si sta andando indietro invece che andare in avanti. Allora abbiate pazienza, ci sarà una responsabilità di qualcuno di qualcuno è stato ben detto poco poco fa è stato detto una cosa che oggi su questi problemi in italia fare la differenza è l'indifferenza dai sondaggi seri parliamo di sondaggi seri vi prego non possiamo permetterci superficialità proprio negli ultimi due tre anni ma c'era già abbastanza anche prima negli ultimi due tre anni si è passati proprio nella percezione della gente dal crimine criminale organizzato, mafioso, al crimine normalizzato. È diventato una delle tante cose, così la droga, così cioè il gioco d'azzardo, così l'usura, così il traffico dei rifiuti, così altri traffici, le comafie, è una delle tante cose nella percezione della gente. Allora attenti per piacere, attenti. Se la politica, quella che deve dare delle risposte, no? che ecco, non fa o è insufficiente quello che fa che dovrebbe fare, diventa a sua volta criminogena, perché non fa quello che deve fare per prevenire il male. Diventa criminogena, perché non si fanno le politiche, non si fanno gli interventi. Non si fanno gli interventi. E vi porto un esempio: un esempio. La legge sulla droga per la quale avevamo lottato anni fa, nella sua ultima versione, era che ogni tre anni ci fosse, promossa quindi dalla politica del Paese, un aspetto importante. Ogni tre anni un momento di confronto pubblico, privato, tutti, specialisti, politica. Ogni tre anni un momento di grande confronto, perché c'è un'evoluzione no? in tutto questo mondo, in questo contesto. Ebbene, questa era la linea per legge di ogni tre anni, un momento di lavoro, di confronto, di dare veramente voce, di cogliere i mutamenti, di cogliere nuove dipendenze, i segnali che giungono dalla fragilità delle persone coinvolte e di chi poi... E paga le conseguenze anche in molte famiglie. Bene, per 13 anni, per 13 anni non si è fatto nulla. Per 13 anni non si è fatto nulla, si è fatto un anno e mezzo fa a Genova, voluta del governo precedente a questo. È stato un momento importante in cui una brava ragazza ministra ha detto: ma è eh, sollecitata dai gruppi di movimenti, ha fatto, ha promosso quello che doveva essere fatto ogni tre anni per rifargli il punto della situazione ma intanto di tutto quello che lì è stato ancora una volta detto non si sta facendo assolutamente nulla di un problema serio grave che coinvolge la storia la vita di tante di tante persone e a cui ragione francesco quando denuncia questo ma devo consegnarvi due sacerdoti devo consegnarvi due sacerdoti perché sono importanti uno nel 1900 e uno è recente. Nel 1900 c'è un sacerdote siciliano di nome Don Luigi Sturzo, un intellettuale, uomo di grande visione, direi in questo senso un po' profetico. Lui fonderà un movimento popolare che poi sfocerà in una forza politica, ma lui poi ne esce da quello. Ma lui è stato l'ideatore in quel momento storico. Siamo alla fine dell'Ottocento, siamo nel 1900, e lui dirà queste parole, la mafia ha i piedi in Sicilia ma la testa forse a Roma e aggiungerà una drammatica profezia, risalirà sempre più forte, più crudele verso il nord fino per andare oltre le Alpi. Questa è la storia, questa è la storia. E ha ragione il procuratore, l'ha detto molto bene. No, detto molto bene, 1982, viene ucciso Pio La Torre, il fautore di una legge che stabilirà i reati di mafia nel Codice Penale, finalmente. Non è un crimine così come tanti altri, ma viene definito il reato di mafia, il concorso esterno la associazione mafiosa. Avrà poi altri sviluppi, altre aggiunte. Quello è Pilato. è un siciliano era stato sindacalista, segretario della Camera del Lavoro. Tra l'altro, quando viene ucciso il eh, placido Rizzotto, che era segretario della Camera del Lavoro di Corleone, a sostituirlo era arrivato un giovane che era Pio La Torre. E a indagare sulla scomparsa, lo si trovava il corpo, lo si troverà tanti anni dopo, arrivò un giovane capitano dei Carabinieri. Poi con altri gradi, ecco che era Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tutti e due sono stati poi uccisi in tempi diversi, spazzati via. C'è una storia, una storia che si impone. E Pio La Torre, da barba Siciliano, poi ha fatto il deputato anche, lui dice benissimo: e noi dobbiamo, eh, nasce la legge. Quella legge è importante perché è firmata, la legge Rognoli da Torre. Il ministro degli interni di quel governo, insieme alle forze politiche, no? Insieme pensate che bello quando si riesce a trovare su temi così scomodi, importanti, difficili, si trova l'accordo. In questo caso il governo, e quindi il ministro degli interni firma il progetto di legge, insieme: primo firmatario, più l'attore, poi altri. E questa legge più la torre però non potrà vederla perché verrà ucciso circa quattro mesi prima però diventa importante resta una svolta e lì c'è anche una sua intuizione di dire ma lui conosceva bene la sua terra conosceva bene il suo contesto dice bisogna portargli via gli spiccioli portargli via i soldi frutto di questa violenza spesso macchiati di sangue e quindi anche lui intuisce la confisca questa parte della confisca non funzionerà molto quando nasce libera come molti di voi ricorderanno anche in Sardegna noi abbiamo raccolto milioni di firme in una petizione per spingere il miglioramento di quel sogno di Pio la Torre aggiungendo confisca dei beni e l'uso sociale di questi beni che voi capite? Che voi capite? Ma torno ad Osturzo Sturzo perché è importante la sua profezia, perché la storia ci ha consegnato questo. Ma vi devo anche dire che se le mafie si sono globalizzate, noi abbiamo globalizzato il ruolo delle, delle associazioni, dei movimenti, delle chiese. Libera voi la trovate in tutta Europa, la trovate in America Latina, la trovate in Africa. Nell'arco di questi 28 anni è cresciuto l'importanza di andare a scuotere, smuovere le coscienze, chiedere conto alle associazioni nei vari territori dove la criminalità, no, quella italiana che è andata un po' dappertutto nelle sue forme, ma anche quella di vari territori, di vari contesti, perché questo grido di violenza, eccetera, chiama e coinvolge veramente un'attenzione. E un impegno sempre più forte di tutti, hai detto bene? Il problema di liberazione in Italia il problema della liberazione in Italia non è terminato. Non è terminato il, il tema della liberazione del nostro paese. Perché un paese non può dirsi libero e nemmeno democratico se sopravvivono al suo interno sacche di emarginazione, di esclusione, di povertà, di corruzione, di mafie. Il nostro paese non è un paese del tutto libero, un paese che oggi ha 6 milioni di persone in povertà assoluta, che è povero, non è libero, è costretto a chiedere, molti a fare genuflessione per tirare avanti. Quando l'ISTA, lista ci dice un milione quattrocentomila bambini in povertà assoluta, qualche domanda in più dobbiamo porci. Quando ci viene detto, ma noi lo vediamo, che la povertà educativa, soprattutto in alcuni contesti, ci vede all'ultimo posto in Europa, e quando vediamo Italia, culla della civiltà, la dispersione scolastica, forte soprattutto di più in alcuni contesti che in altri, qualche domanda in più dobbiamo porcela. Allora, quando c'è una presenza criminale e mafiosa nel nostro paese, pur, pur con le sconfitte che ha avuto, il grande lavoro e il sacrificio anche della vita di molti tra magistrati, forze di polizia, uomini delle istituzioni, donne, no, persone innocenti, no? Ecco, tutto questo prezzo immenso che abbiamo e dobbiamo sentircelo qui dentro, sentirlo dentro la nostra coscienza, nonostante il grande lavoro, i passi in avanti che si sono fatti da non dimenticare, noi siamo ancora qui a parlare di mafie. E anche per dire che sparano di meno, ma loro ci sono e sono anche forti. Ma siccome sparano di meno non ci sono i grandi attentati nella percezione della gente, è diventato uno dei tanti problemi, e invece non è uno dei tanti problemi. Ma lasciamo stare Don Sturzo e la sua profezia, che poi è vero, e l'ha detto bene il procuratore, perché nell'83 a Torino viene ucciso il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia, la Master Lord c'era già. Ma l'anno prima, signori e signore, l'anno prima, ad Aosta, c'è l'attentato per il magistrato. Siccome non muore, nessuno se ne ricorda, anche in mare d'Aosta. La mafia al nord c'era già. Il Presidente della Repubblica è stato a Fortogna, sul, nel cimitero Longarone. Io sono nato da quelle parti. Mi permetto di dire questo, perché la cultura mafiosa... 60 anni fa la diga del Vajont il Monde Toc che va giù, entra in questo bacino d'acqua di questa di di diga ad arco, la più alta al mondo. Non si è scalfita in un centimetro. La diga, noi siamo degli ottimi costruttori, ma lì 1910 morti, ma abbiate pazienza. Bisogna dire che questa è stata una strage di Stato. Ci fu solo una giovane giornalista, Tina Merlin, che scriveva, che denunciava, che documentava, fu mandata sotto processo, denunciata dalla società della diga che doveva fare i suoi interessi, una che doveva vendere all'Enel perché stava passando dalla SADE all'Enel e quindi bisognava non toccare nulla. Fare apparire che era tutto a posto, perché se no si sarebbe perso dei soldi, se no non sarebbe fatta questa operazione. E quindi è stato fatto di tutto. Ma quando dico che la mafia c'è allora, intendo questo la, la logica mafiosa non è solo quella delle organizzazioni criminali, ma anche quella del potere quando si nasconde dietro manipolazioni e menzogne. E porto solo un esempio. Il presidente del Consiglio dei Ministri dell'Ora, l'onorevole Giovanni Leone, arriva, arriva con l'elicottero a Longarone. Un disastro. Promette l'intervento dello Stato subito. Gli interventi di risarcimento alle famiglie subito. Parole importanti per la gente già nella disperazione. Pensate che 800 di quei corpi mai trovati, quel tratto di valle che da ponte delle Alpi va verso il Cadore nel cuore delle Dolomiti, quel tratto è sacro, è un cimitero, Qui 800 corpi perché quell'onda alta di 270 metri che si riversa d'acqua, riscava la terra. A chilometri, chilometri di distanza trovate delle campane pesantissime, eccetera. 800 corpi non si sono trovati nel cimitero di Fortogna, ci sono però le lapide per tutti, quelli trovati e quelli non trovati. Una tragedia immane. Però quel presidente che promette questo cade il governo, cade il governo dicembre e lui diventerà il capo del collegio difensivo della società che deve essere incriminata. Abbiate pazienza, questo è un pezzo della storia. Non siamo, non siamo qui, guardate, è per solo prendere coscienza, quando uno si permette di dire, si permette di dire che la logica mafiosa non è solo quella delle organizzazioni criminali, quelli che hanno manipolato tutte quelle prove, hanno fatto delle firme false, hanno le menzogne che sono state dette. Immaginate, questo è un pezzo della nostra storia. Ma ancora oggi succede questo. Allora qui è necessario dirci però una cosa con onestà. Anche qui per non dimenticare le cose belle, importanti e positive. Le istituzioni sono sacre. Io difenderò fino all'ultimo respiro della mia vita la sacralità delle istituzioni. Bisogna distinguere tra la sacralità delle istituzioni e chi le governa. Sempre distinguere, sempre distinguere. E quando parliamo, e quando parliamo della sacralità delle istituzioni, io al primo posto ci metto la scuola, la cultura, l'università. E l'abbiamo detto anche questa mattina a tanti ragazzi che quando i loro insegnanti non è che nei programmi ci sono tutti questi percorsi no no che quando i loro insegnanti si impegnano gli aiutano a approfondire dei temi accompagnandoli gli aiutano anche a toccare con mano tanti percorsi io dico sempre ai ragazzi guardate non lo fanno solo perché è la loro professione lo fanno perché dentro di loro che vi vogliono bene sentono questa responsabilità educativa di un'educazione educa un che è generatrice di vita di cambiamento lo fanno perché per loro è anche una vocazione e una vocazione come portante la sacralità il ruolo della magistratura un compito difficilissimo difficilissimo immaginate che responsabilità hanno questi uomini queste donne la responsabilità, e credo anche con la loro coscienza, è un peso, è, una, è anche loro una missione di cui c'è bisogno per la giustizia nel nostro Paese, di quel percorso giudiziario. Che hanno bisogno di sostegno, di strumenti, di mezzi, di persone, se no, diventa tutto una mucchiare che fa in gioco l'interesse di qualcuno, così si va in prescrizione, così si guadagnano dei tempi. No, e mortifica, mortifica il lavoro di tanti onesti che scoppano dalla sera alla mattina. E così le forze di pulizia vi prego, tutte, ma proprio tutte, ma la sacchità delle istituzioni riguarda anche quelle forze politiche. E guardate da sta grande maggioranza delle persone in modo trasversale, lo dico in modo trasversale, nessuno metta un cappello da qualche parte. Voi trovate uomini e donne impegnati in ruoli della politica a livello centrale, a livello dei territori, trovate persone in modo trasversale che ce la mettono tutta, che lo fanno con generosità. No, quanti sindaci conosco io e sindachesse che ce la mettono tutta, ad esempio. Ce la mettono tutta. Vivono questo come un impegno per il bene comune, perché la politica deve essere di servizio per il bene comune. Lo vivono con una dimensione etica. E sono la stragrande maggioranza del Paese. Ma c'è una minoranza che viene solo individuata quando viene presa, grazie al lavoro che viene fatto, che non è degna di rappresentare la sacralità delle nostre istituzioni. E c'è questa minoranza, e c'è questa minoranza. Ma di chi è la responsabilità? È stata appena detta. Il problema in Italia oggi sono i neutrali, magari qualcuno anche ha ragione, è sfiduciato, si è sentito preso in giro, non ci crede più, c'è tanta rassegnazione. Intanto cosa serve? E invece vi prego, vi prego, bisogna farci moltiplicatori. Dobbiamo tutti assumerci la responsabilità, ognuno per la propria parte, di farsi moltiplicatori alle coscienze di altri, a prendere coscienza che non si può continuare a fare i professionisti della lamentela, che dobbiamo assumerci un po' di responsabilità. Per esserci. Ci sono mille ragioni di scontento, di fatica che si sono accumulate, ripeto, negli anni, negli anni, eh. Nessuno semplifichi negli anni. Il problema da lontano, arriva con colori diversi, ognuno ha la sua fetta di responsabilità. Oggi certo che io sono più preoccupato per una serie di cose e di elementi ed elementi. E mi auguro che la politica si riapre preoccupati della speranza politica intesa come servizio perché occhio perché non vinca la legge della forza ma la forza della legge perché questo diventa importante perché quando vedo alcuni meccanismi legislativi votati tutti in fretta Decreti legge, decreti legge, ormai davanti ai decreti legge, e alcuni mortificano la vita delle persone. Abbiate pazienza sui migranti, sta avvenendo tutto il contrario di tutto. Lo so che non è semplice, lo so che non è facile, so solo che non ci può essere. In ogni caso, quello che stiamo assistendo, una emorragia impressionante di umanità. È impressionante tutto questo. Si possono trovare dei meccanismi legislativi. E anche qui faccio onore al nostro Presidente della Repubblica, che ha trovato la forza, la forza perché partono subito le corazzate poi per demolire certe dichiarazioni, quando ha detto che quell'accordo quell di Dublino 1990 sui migranti, ricordate, 1990 Dublino, dove il migrante che arrivava ai, ai confini di quel paese, quel paese doveva occuparsene. Ma erano altri tempi. E allora immaginate il paese del nord? No. Noi che siamo più sovraesposti, Mediterraneo, da qui arrivano i territori dei grandi conflitti. Ecco, le cose che voi sapete. E cosa ha detto? il nostro presidente Mattarella, ha detto che quella legge era preistoria. Ed è stato anche bravo. Un ex onorevole, penso non lo sia più, no? L'onorevole Fini, quando ha detto che la legge che lui aveva voluto, la Bossi Fini, oggi doveva essere completamente rivista. Due voci completamente diverse, però che hanno dichiarato questo. Hanno dichiarato questo. E allora anche questa capacità di autocritica di prendere coscienza di cose che andavano in quel momento storico sull'onda di chissà che cosa quegli interventi che noi non abbiamo condiviso che molti di noi abbiamo obiettato abbiamo continuato ad accogliere a inventarci di tutto gli ha fatto obiezione aveva ragione domilani l'obiezione no la Mm, l'obbedienza non è più una virtù. No, non è una virtù l'obbedienza, però chiede, chiede la coscienza di mettersi in moto di fronte a delle situazioni in cui ritieni che ci sia un'ingiustizia, che non venga rispettata la tua Costituzione e che non venga rispettata la dichiarazione universale dei diritti umani. E' questo che ha mosso molti di noi Molti di noi e che deve continuare a muovere molti di noi. Allora abbiamo bisogno, voi lo capite, di una politica che sia capace di soddisfare la fame e sete di giustizia delle persone e di una partecipazione che permetta di dare senso alla vita. La democrazia chiede partecipazione una politica capace di riappropriarsi del sentiero della speranza. E allora è un invito a tutti, sapete. Noi neutrali, ma ancora più pericolosi, sono i mormoranti. E aspetta, devo spiegare chi sono. Voi oh, avete capito così bene, allora riconoscete. I mormoranti ci sono sempre. Stanno sempre zitti, stanno sempre zitti, poi si trovano in certi salotti a giudicare, a criticare, ma non si mettono mai in gioco, alimentano, alimentano la negatività. Ma questa sera noi qui vogliamo parlare anche delle positività, le positività, ma c'è un altro prete, un altro prete che ha sbagliato, è una storia più recente. Quasi nessuno la conosce. Mi permetto, per rispetto riguardo al prete, di raccontarla, perché l'abbiamo aiutato. E questo prete che amava molto l'arte, nel suo territorio, dove esercitava il suo ministero, aveva avuto contatti con figure politiche, con i coaguli di Stato. Andiamo a vedere le mostre, frequentiamo certi salotti, ti facciamo conoscere dei potenti in questo mondo dell'arte no e lui ci ha lasciato prendere ha perso la bussola ma poi di fronte a alcuni fatti siamo nella provincia di Trapani siamo nel territorio di Matteo Denaro Vessina sì ma anche qui diremo qualche cosa fra un istante ma che succede che lui veramente ha sbagliato ha fatto del male a sé e ha contribuito a fare del male agli altri poi però ha un sussulto ha un sussulto e c'era una brava procura tra pari i bravi procuratori che stavano mettendocela proprio tutta 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 allora collego il perché è importante tutto questo conoscere la politica perché Matteo Denaro Messina è stato preso dopo 30 anni, ma quella latitanza denuncia altre latitanze che ci sono state. Vi porto tre nomi: il capo della squadra mobile di Trapani, Giuseppe Di cacciato dalla sera alla mattina, interrotto il suo lavorare alla ricerca di Matteo Denaro Messina. Vi porto il nome di Fulvio Sodano, prefetto di Trapani, già malato. C'erano ordini che arrivavano dall'alto che lui ha respinto, ha respinto, ha respinto, cacciato anche lui, perché i beni confiscati al can dei Virga, collegato a Matteo D'Anaro Messina, no. C'era un'operazione di fare in modo che ritornassero ai Virga, già confiscati, la Calcistruzzi e Ricina. No, cacciato il prefetto. Ora è morto il prefetto Fulvio Sodano. Un gruppo di magistrati, tra cui il dottor Darondo, che adesso è fuori Italia e collabora, la giustizia italiana collabora, per formare magistrati in altri paesi dell'America Latina. E con lui altri penalizzati, umiliati, manovre di sottobanco. E quando è stato arrestato Matteo Dena Messina, per me è sconcertante che si fossero dedicate 15 pagine, i grandi quotidiani, all'arresto di questo signore. Gratitudine al lavoro. Bravissimi, io ricordo il giorno che è stato arrestato per i rapporti che abbiamo di lavoro, di impegno, di protocolli. Perché l'arma di carabinieri ha distaccato una carabiniere a Libera. La referente c'è collaborazione, no? Ognuno con i propri ruoli, le proprie competenze, ma si può lavorare e costruire insieme. La referente dell'area metropolitana di Milano è una carabiniera preparata, laureata, eccetera distaccata dall'arma dei carabinieri a lavorare insieme a lavorare insieme non fa la carabiniere non, fa non facciamo le indagini ma si sì, lavora nell'educazione, nella proposta culturale nell'animazione sociale no? nella pratica sportiva con i ragazzi nei quartieri c'è cioè un operare no? e vi devo dire che nel momento che è stato fatto l'arresto che tutto televisione, giornali per ore, e ore, gior giornate intere. Avete presente Matteo Denaro Messina? Io ho chiamato il comandante generale Teo Luzzi, l'attuale comandante dell'arma, e tu, i tuoi del Ross, dice, guarda, sono qui con tutti loro. Lui era piombato a Palermo, stavano radunando tutti, si preparavano probabilmente per le conferenze stampa. E lui ho detto una cosa bellissima, è toccata a noi, però poteva toccare anche agli altri, perché c'era già la polizia, la Guardia di Finanza, c'erano altri organismi con i magistrati, c'erano veramente tanti alla caccia di latitante da 30 anni, Matteo De Naro Messina. È toccato ai Ross, è toccato a loro, ma lui subito a dire subito, subito a dire è toccata a noi, poteva toccare ad altri. Guardate che anche questi sono segni importanti. E quando vi ho fatto quei nomi che sono in carne e ossa e la dimostrazione di persone che sono state penalizzate, c'erano già delle inchieste, ma è tutto andato liscio, tutti assolti. Ma quando il prete ha un sussulto, chiede una mano e comincia a collaborare. A collaborare, si apre una voragine che permette: ma c'è solo un uomo in carcere: c'è solo uno, ma lui non era solo, e alcune di queste persone occupano ruoli importanti nella storia del nostro paese. In questo momento, in carcere c'è solo il senatore, da lì che ha le sue responsabilità che sono state dimostrate, grazie al prete. No? Aver trovato quella forza, per 24 anni è stato deputato, deputato per 5 anni nel governo con era sottosegretario agli con delle deleghe che gli ha permesso di gestire questa sua forza nel modo nella direzione sbagliata, è l'unico in carcere, prego io lo dico con sofferenza tutto questo. Ma è necessario che le storie si conoscono quei loro volti, quei loro meccanismi. Anche perché la logica mafiosa, lo ripeto, non è solo quella delle reazioni criminali. Il problema c'è una certa mafiosità. Mafiosità. La mafiosità, vi prego. Vi prego. La mafiosità sono comportamenti, atteggiamenti. Ed ecco allora, è uno degli aspetti. E molto difficili molto complessi ecco ma non dobbiamo neppure dimenticare che la legalità la legalità tanto sbandierata mette radici solo in terre fertili di responsabilità e allora il nostro impegno per la responsabilità che deve coinvolgerci tutti perché abbiamo troppi cittadini a intermittenza, a secondo dei momenti e delle emozioni, abbiamo bisogno di essere di più tutti cittadini responsabili. Sì, la legalità è fondamentale per la crescita umana e per lo sviluppo sociale. La legalità, però, è il mezzo, è lo strumento, non è l'obiettivo. Il fine resta la giustizia. Allora aveva ragione Giovanni Falcone che diceva che la lotta alla mafia è una lotta di legalità e di civiltà. Per civiltà vuol dire cultura, scuola, politiche sociali, servizi, lavoro, sostegno alle famiglie, una politica che non si preoccupa dei giovani, ma che se ne occupi che è un'altra cosa, ma anche noi. E anche noi dobbiamo non dimenticarci il grande lavoro e la gratitudine che dobbiamo a questi signori, perché è un lavoro scomodo e difficile. E non dimenticare le parole di un magistrato, che quando il maxi processo, ricordate? 450, 500 persone alla sbarra. I giornali uscivano tagliata la testa alla piovra. Un momento di, grazie al lavoro e al sacrificio di tanti di quegli anni, una delle più grandi operazioni della storia del nostro paese contro Cosa Nostra. Ricordate, centinaia di persone, maxi processo. Ci fu un signore che in quella euforia disse due parole. Che però fanno storia, che aveva ragione. In quell'euforia di tutti e parlare, sconfitta, è una svolta, lui disse perniciose illusioni. Era Paolo Borsellino e qualcuno disse il solito pessimista, ma lui e Falcone verranno uccisi qualche anno dopo. Perché poi Borsellino, di grande testa e di grande cuore, Spiegava perché diceva perniciose illusioni perché dice, ci vuole tanta continuità che questi strumenti devono essere rinforzati, potenziati e non che poi c'è il rilassamento. No, il rilassamento, il rilassamento. È quello che sta avvenendo. E quando abbiamo sentito delle proposte che sono state fatte che vanno a depotenziare alcuni strumenti importanti che quei magistrati, alcuni hanno perso la vita anche per questo, che questi magistrati, che chi è impegnato ci dice che ad esempio intercettazioni ripulite che non devono toccare terzi, che magari però anche dalla piccola inchiesta si è risaliti a grandi operazioni. Quando qualcuno dice ma no, il concorso esterno in un un'associazione mafiosa no, no, non va bene, bisogna. Invece è stato un pilastro, guarda caso. L'abuso d'ufficio, no, quei reati, no, che qualcuno vorrebbe cancellare, il codice degli appalti che è stato fatto già dal governo precedente che apre una voragine sui subappalti a cui loro si infiltreranno con una capacità perché hanno una capacità impressionante. Il tentativo che viene pronunciato. No, che, che è meglio. Non separare un po' le carriere, uno dice ma cree che se ne frega. No. No, invece il tentativo che, se non sbaglio i termini, tu mi correggi, i propri pubblici ministeri, diciamo così, vadano sotto un controllo di qualche d'un altro. Ma sono segni inquietanti. Certo che riguarda la magistratura, ma riguarda anche noi. Riguarda anche noi. Quando abbiamo delle leggi monche, come quella sulla corruzione, qui tanto richiamata, è una legge monca. E con alcune modifiche che si è fatto, i più furbi, quelli che possono pagarsi avvocati super troveranno delle scappatoie e poi tutto sarà in prescrizione allora voi capite che riguarda anche noi allora il problema il problema che il male la mala erba non basta tagliarla in superficie ce l'hanno detto loro bisogna estirpare il male alla radice e per estirpare il male alla radice Fermo, aspetta, devo ancora dire quale. No. E per estirpare il mare alla radice è una battaglia culturale, educativa, sociale. Loro l'hanno detto, in modo sempre onesto, da sempre. Noi facciamo la nostra parte: magistrati, forze di polizia, alcune istituzioni che fanno la loro parte ma se non c'è una rivolta delle nostre coscienze, delle nostre realtà, delle nostre associazioni, allora forza, vi prego, e soprattutto non facciamo della legalità la bandiera che tutti sventolano. Poi molti hanno scelto il legalismo, non sono convinti, rispettano la regola solo perché hanno paura che il vigile gli dia la multa, ma non ne sono convinti qui dentro. E quando possono fanno i furbi, e molti hanno scelto la legalità malleabile e sostenibile. Se mi conviene, rispetto, se no faccio altro, ed è molto diffuso tutto questo. E allora bisogna anche qui ridefinire alcuni progetti, e tu l'hai detto molto bene: io mi hai detto, parliamo più di responsabilità. Certamente la legalità è importante e fondamentale. Ma il mezzo, lo strumento per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia, che comincia dalla giustizia sociale e da quella ambientale. Che si assomano all'altra giustizia, quella giudiziaria, che ecco. Allora il male esiste, va affrontato, e il primo passo è riconoscerlo e chiamarlo per piacere e per nome. E la prima corruzione è quella delle coscienze. Una coscienza viva, capace di interrogarsi, di cercare la verità dentro e fuori, di sé, si terrà sempre distante dai comportamenti corrotti. Allora abbiamo bisogno in tutto questo di una rivoluzione delle coscienze per riscoprire la nostra responsabilità di persone, di cristiani, di cittadini. Ma attenzione, attenzione. La storia ci ha insegnato una cosa, che l'ultima mafia è sempre la penultima, anche perché nel codice genetico della mafia, la mafia affida alla sua creatura un imperativo primario, sopravvivere, rigenerarsi. Allora il bravo procuratore capo della Repubblica di Palermo, Collega suo, lo conosci, molto bravo, la procuratrice generale, la dottoressa, una dottoressa. Proprio in quelle giornate di euforia generale, la rete Matteo Danaro Messina. Loro, in modo molto corretto, molto corretto, molto misurato, perché la professione porta a misurare le parole e i passaggi si sono permessi di dire, in quella euforia, si sono permessi di dare. Io vorrei che tutti, ero anche l'altro giorno con l'Ordine degli Ingegneri nella in provincia d'Italia, e io non voglio sentire parlare dell'etica della professione, ma di etica come professione, perché l'etica deve fare da sfondo innanzitutto noi, ma anche ai nostri comportamenti, i nostri progetti. Ai nostri percorsi. Ecco allora, deve essere scritto innanzitutto nelle nostre coscienze. Allora, in questo senso, in questo senso, dobbiamo sempre, e dobbiamo decidere se di fronte al male torno al punto di partenza. Vogliamo sempre solo occuparci del sintomo o andare in profondità. Allora vuol dire anche aiutare. A cambiare mentalità da quella che impedisce di vedere e di riconoscere il male di quella superficialità di quella leggerezza, ecco è un'altra parola che mi auguro che vada presto, ma molto presto, in quarantena permanente. È la parola antimafia perché antimafia è diventato un marchio di cui si sono appropriati anche personaggi discutibili, usata nella lotta politica per screditare gli avversari, per fare carriera e ottenere riconoscimenti pubblici. Quando dico questo perché ci sono nomi e cognomi di persone che dicono io sono per l'antimafia. L'antimafia non può essere una carta d'identità che uno tira fuori a seconda delle circostanze. L'antimafia è un problema di coscienza, di impegno, di responsabilità, ma vi devo dire di più e nessuno si stupisca, perché perfino i mafiosi ne hanno approfittato per occultare. Molti di loro, ci sono gli atti, hanno usato tutto questo per occultare i loro affari sotto il manto di una finta opposizione alla mafia o per allontanare le attenzioni investigative sfruttando l'apparente battaglia contro l'illegalità. È in buona fede, è in buona fede. Ho visto dei parroci, dei presidi, insegnanti fare cortei, non dico le cittadine, ma guarda caso a organizzare dei momenti di manifestazione c'era qualcuno che intercettava perché stavano seguendo mafiosi che si parlavano tra di loro i mafiosi per dire facciamo una bella manifestazione a quelli che loro usavano come teste di ponte incensurati ma che facevano parte della famiglia mafiosa così nessuno può pensare che noi no che noi siamo dall'altra parte state attenti State attenti di persone, li trovate soprattutto quando devono promuoversi, devono promuoversi, che useranno dei grandi paroloni, dei grandi paroloni, dei grandi paroloni. Tocca a noi essere un po' più scalti, attenti, perché il male c'è. Dobbiamo estirparlo dalla radice in tutte le sue forme. In tutte le sue forme. Tocca anche a noi, vi prego. Tocca anche a noi, vi prego. Ecco, e per chi. Pensa di essere cristiano, non dimenticate che la testimonianza cristiana e la responsabilità civile si saldano insieme. E che due riferimenti dobbiamo avere un cristiano, e, beh. e poi nella nostra Chiesa il Vangelo. Il Vangelo, vi prego il Vangelo, e poi la Costituzione italiana. E non mettiamola negli scaffali della nostra esistenza a prendere la polvere ma siamo qui nella facoltà di teologia il Vangelo per noi è la Costituzione perché guarda caso che nel Vangelo il Signore indica e ha pagato quel prezzo anche con la sua vita di stare da quella parte dalla parte di dove c'è la fragilità i poveri, gli ultimi, di abbracciare tutti. Dio non ha mai escluso nessuno, ma Dio anche lui ha una preferenza. Sì, anche Dio ha una preferenza. Abbraccia tutti, ma ha una preferenza per le persone più fragili, più deboli, dove c'è una ferita, dove c'è un dolore. Ecco, Dio ha quella preferenza, ma Dio ci chiede di stare da quella parte e nel Vangelo c'è questo. E guarda caso che la Costituzione italiana... È nata proprio per tutelare i poveri, gli ultimi, tutti, tutte le persone, il lavoro, la dignità, la cultura. Allora non mettiamoli negli scaffali a prendere la polvere, negli scaffali della nostra esistenza. Ma auguro anche voi di saldare un po' di terra con il cielo. Grazie.